Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo di nuovo su Suicoden 5. È un po', in realtà, è passato un po' di tempo in realtà dall'ultima volta che ho registrato, quindi sono un pochettino spaesato rispetto a quello che dovevamo fare, però se non ricordo male eravamo praticamente appena fuori praticamente dal Palazzo d'Oriente, e la nostra direzione era quella di raggiungere diciamo, il tempio, la cittadina di Lunas. Quindi possiamo uscire, esatto, possiamo andare fuori e andare verso la zona di Lunas, che in teoria dovrebbe trovarsi da questo lato. Quindi noi andiamo tutto di qua. Esatto, dovrebbe essere già quella. Ok, dovrebbe essere. Ah no, questo è il ponte girevole, quindi noi dobbiamo andare verso su. Noi dovremmo andare verso su, che c'è se non sbaglio. Tutta. Ecco là, quella zona lì è lì Lunas. È in questa zona qua, eccola. Tra l'altro, questa zona qui è anche buona per combattere. Quindi. Eccoci qua. Ok. Come stavo dicendo, siamo finalmente arrivati. Quindi siamo arrivati a Lunas. So, this is the holy land of Lunas, huh? I haven't been here since Arshtad became queen, but it's just as beautiful as ever. Hey, take a look at this! The water's so sparkly here! Is there something in the water? It's gold dust. You can find deposits of gold up the river from here. I've been waiting for you. Allow me to introduce myself. My name is Isato. I'm the Oracle's assistant. The Oracle instructed me to come meet you. No, le due orecchie. Non ti preoccupare, fa parte del mio dovere. Di qui, prego. L'oracolo aveva predetto il vostro arrivo. L'oracolo? Il capo di quest'area. Su, non facciamo attendere l'oracolo. Ok. Isato addirittura è entrato in squadra perché, come avete potuto notare, essendo lui un personaggio appunto con viso e diciamo tutte le varie robe che ci sono su Suikoden, esatto, lui combatte ed è di livello 15 e se non ricordo male lui utilizza arco e freccia addirittura. Quindi, Vostra Altezza, vi stavamo aspettando. Allora, qui possiamo andare un po' a zonzo in realtà. Perché andare a zonzo ci consente di trovare anche delle cose carucce. Tipo questi due forzieri. Collana preziosa e anello di difesa. Ecco, qua c'è la zona dove dobbiamo andare, ovvero il conclave dell'oracolo. Ma noi possiamo fare un piccolo giro esplorativo della zona per prendere tutti i forzieri. Perché vi farò vedere anche dove si trovano i forzieri. Qua dovrebbero essercene un paio. Non mi ricordo se erano 6, forse. O qualcosa. Libro antico 5, questo oggetto importante. Allora, già ne abbiamo trovati 3 di forzieri, giusto? 3. Quindi non so se ce n'erano altri 3 o altri 2, forse. In totale dovevano essere forse 5, non mi ricordo. Ma man mano che li apro, io poi mi ricordo effettivamente quanti forzieri c'erano a disposizione nell'area, perché io poi, in base a dove vado, in base a quanti ne apro, in base a cosa c'è soprattutto dentro i forzieri, so se li abbiamo presi tutti o meno, perché ci sono oggetti più importanti che giustamente io voglio andare a prendere piuttosto che altri. Qui non possiamo scendere, così anche magari qualcuno che vuole vedere, ecco qua ce n'è un altro, il pezzo magico, magari qualcuno vuole vedere, diciamo, vediamo dove sono tutti i forzieri, vediamo, o magari qualcuno sa effettivamente dove sono tutti i forzieri. Ecco qua, sfera dell'acqua, perfetto. Ok, credo che allora siano finiti, credo che non ci sia più niente da prendere adesso. Sì, credo che dopo la sfera dell'acqua in realtà non ci sia più nulla da prendere, per cui possiamo andare adesso dall'oracolo.
Oracle, I've brought the princess and the others. Oh my goodness! I can't believe it! Oh, look how big you've gotten! Tra l'altro notate il fattore capello bianco, no? Cosa? Oh, Joe, così mi fai star male. Non ti sarai mica scordato di me, vero? Dopo tutti quei bagni insieme. Oh, oh, oh. Cosa? Chi credi di essere? Giù le mani da Joe. Lim, e tu devi essere la piccola Lim, vero? Mm? Sei così graziosa. Oh cielo, lasciami andare, ti ho detto. Non posso, sei troppo graziosa. Beh, Lady Haswar è una gioia vedere che adori ancora i bambini con lo stesso entusiasmo di un tempo. Ecco, e qui viene introdotto anche il personaggio di Haswar. Non dirmi che questa donna è... Sì, ti presento l'oracolo. È lei l'oracolo? Certo, e per Ashtat e me non è altro che una cusina. Cosa? Così quando hai detto che facevate i bagni insieme... Oh cielo, certo, mi riferivo a quando lui era piccolo. Ogni volta che Ashtat era troppo occupata, badavo io al piccolino. Scommetto che non era super graziosa allora, eh? E io che speravo in una storia piccante, uffa. Beh, ma ora quel bimbo è diventato un così bel ragazzo. E Lim è diventata una ragazzina assolutamente adorabile. Non lo sopporto, vorrei adottare tutti e due. Anche a noi piacerebbe moltissimo. Scusami, oracolo. Credo sia giunto il momento di iniziare i preparativi per il rito di purificazione. Oh, di già? Ah, bene. Bene, Lim, ora ti porteremo sul retro e inizieremo a prepararci. Ok. Non essere così nervosa, sarà una passeggiata. Vieni anche tu a darci una mano, Miakis? Certo. Scusa, Joe, ma non puoi vederla finché non è pronta. Pensi di riuscire a trovare qualcosa da fare? Forse non avrai molte chance di visitare di nuovo Lunas. Perché non vai a farti un giro? Già che sei qui? L'ho già fatto, mammina. Isato, mostragli i dintorni, vuoi? Come desideri. E allora ci lasciamo. Lim, Miakis, voi verrete con me, sul retro. Ok, quindi qua hanno lasciato il party. Ogni volta queste notifiche inutili di chi lascia il party e chi no. Cioè, veramente, tanto lo vedo, non ti preoccupare, stai easy, stai serena. Ok, e a questo punto possiamo praticamente girare tondo. Solo che noi abbiamo già visto tutta la città, eccetera, eccetera. Quindi, se non ricordo male, dobbiamo raggiungere praticamente la zona dei boschi. Che dovrebbero essere... Non mi ricordo se ci si andava di qua. Non mi ricordo se ci si andava da qua. Dovevo uscire dalla mappa. Perché dobbiamo andare praticamente proprio nei boschi, letteralmente. Ok, no. Qui non possiamo... Sì, ok, non possiamo fare altro qua. Per cui usciamo. Sì, mi sa che devo uscire dalla mappa. Perché i boschi sono un bioma a parte. Ah no. Ok, scherzavo. Mi ricordavo che i boschi fossero altrove. Vedete, a volte anche io perdo la cognizione dell'essere. E allora sì, dobbiamo andare qui di qui. Poi di qui. Scendere. E qua. Ok. Principe, che cosa ridicola. Aspetta. Cos'è questo atteggiamento? È stato davvero scortese con Sua Altezza il principe Lady Sialitz. Ma Isato, non sono degni del loro titolo. Solo l'oracolo aveva il diritto di diventare la nuova regina. Basta. L'oracolo non vuole diventare la regina. Questo dovresti saperlo. Ora, se mi scusi...
vedete, c'è della lore. Mi dispiace molto. Perdonate la sua maleducazione. Cosa intendeva dire? Perdonatemi, non credo spetta a me dirvelo. Per il trono si scatenò un grave conflitto tempo fa. Volevamo tenerlo nascosto a te e a Lim, ma ora siete abbastanza grandi da sapere la verità. George, hai mai sentito parlare della porta dell'occulto? La porta di cosa? La porta dell'occulto significa l'entrata per l'inferno. È il nome di un gruppo di assassini, una volta sotto il controllo diretto della regina. Oh sì, ora che me lo dici ne ho sentito parlare tanto tempo fa. Non ho trovato alcun segno di questo gruppo a Falena, così pensavo fosse solo una diceria. Non esiste più. Ashtat ha sciolto l'organizzazione. Quindi, prima di allora è esistita davvero, eh? Sì, era un corpo segreto che ha commesso crimini orribili per supportare il potere della famiglia reale di Falena. A volte gli veniva persino chiesto di puntare le armi contro i membri della famiglia reale stessa. Circa 20 anni fa, due sorelle erano in lizza per il trono. Ciascuna sorella era appoggiata da nobili e senatori potenti. La guerra civile sembrava inevitabile. Ma poi entrambi assunsero gli assassini della porta dell'occulto per uccidere i membri della fazione opposta. Morirono molti senatori e nobili, persino i mariti di entrambe le sorelle furono assassinati. Alla fine, la sorella maggiore non resse più, cedette il diritto di successione alla sorella. La più giovane divenne regina e come prima cosa fece uccidere la sorella dalla porta dell'occulto. La sorella maggiore non era la madre della cugina Ashwar, la minore era la madre di Ashtat e anche la mia, l'ex regina. Quindi praticamente l'oracolo non è altro che la cugina fondamentalmente, quindi è la mamma dell'altra sorella, sorella che però è stata assassinata dalla nonna in questo caso di George, cioè del protagonista. Ashtat, la cugina Ashwar e io assistemmo a questo tremendo conflitto. Così, quando la precedente regina morì all'improvviso, solo dopo 2 anni di regno, stringemmo un patto. Ashwar e io abdicammo al diritto di successione promettendo di non sposarci mai né di avere figli. Ashtat si unì a Ferid per sciogliere la porta dell'occulto. Abbiamo fatto sacrifici per evitare la guerra civile. Ho sentito racconti più cruenti sulla successione al trono. Così non era la regina precedente, ma la sua sorella maggiore a dover assumere il comando. E seguendo il ragionamento, la regina successiva doveva essere Lady Aswar, la figlia della sorella maggiore. Ma io non ho alcun interesse al trono, così non capisco perché si sia sollevato tutto questo polverone. Eccola là. Oracolo. Mi sono resa conto che questa storia poteva saltare fuori, così sono venuta a cercarti. Mi spiace così tanto che sia venuta a galla in questo modo. Spero di non averti sconvolto. Grazie. Per quanto mi riguarda, sono felice che Ashtat sia diventata la regina. Subito dopo la morte della precedente regina, Armes ci attaccò. Riuscimmo a resistere grazie ad Ashtat, che svolse egregiamente il suo dovere di regina. Se fossi stata io la regina, ora saremmo tutti sudditi di Armes. Come? Nessuno dice che non è affatto vero? Perdonaci, certo, nessuno di noi lo pensa. Stavo solo scherzando. Oh, cugina Ashwar. Beh, facciamo ritorno? Lim dovrebbe aver finito con i suoi esercizi di meditazione. Ok, quindi possiamo praticamente tornare indietro. Vieni anche tu, Leon? Oh, sì, vengo anch'io, Sua Altezza. Vedete, Leon si è un pochettino distratta. C'è un motivo c'è un motivo che ovviamente spinge Leon a essere un po' più distratta quando si parla di determinate cose. È abbastanza palese in realtà per chi l'ha giocato, perché giustamente poi si ricorda tutto, eccetera, eccetera. Però c'è una motivazione. C'è una motivazione. Allora, a questo punto dovremmo andare di qua per vedere, forse se non sbaglio c'era una scena extra. No, non era qua, ok.
Mi sa che allora devo andare dall'altro lato, sì. Perché c'era un'altra scena qua adesso che partiva, che però credo che sia collegata al fatto appunto che Lim ha finito tutto. Esatto. Ora inizieremo il rito di purificazione. Scusate, ma gli uomini debbono andarsene. Sapete, è una di quelle cose da donne. Joe, non sbirciare. Otto. Certo che non lo farò. Oh, beh, non pensavo che l'avresti fatto, certo. Non dirmi che invece speravi che ti spiasse, principessa? Non dire sciocchezze, perché mai vorrei essere spiata? È solo che potrei avere un po' di paura. Non preoccuparti, Lim. Lo chiamo rito, ma in realtà è come se fosse un bagno. Inoltre, Lady Silas e io saremo al tuo fianco. Ascolta, Joe, sei sicuro di non sbirciare? Ma state parlando che c'è mia zia, mia sorella e un'altra mia zia praticamente, cioè anzi no, una mia cugina di secondo grado che si fanno il bagno insieme, perché mai dovrei sbirciare? Per niente avventuroso. Non mi dispiacerebbe se dessi una sbirciatina, ma che cosa? Zia Silas! Lady Silas! Sì, sì. Beh, meglio andare. Il rito sta per iniziare. Potresti, Sato? Come desideri. Di qui, prego. Cioè, un po' strane queste concezioni di famiglia. Oh, Joe, non andare a letto prima del nostro ritorno. Un po' particolare questa roba, no? Certo, sono tutte bellissime donne, per carità, però. Ora capisco perché Ferid non farebbe mai venire Kyle con noi. Quel tipo darebbe la vita pur di sbirciare dentro il bagno. Sono assolutamente d'accordo con te. Ok, qui hanno lasciato tutti la squadra. Allora, qui adesso io se faccio così... Ehi, principe, non sbirciare. Vabbè, ovviamente piccola cosa che volevo far vedere. Ok. Possiamo andare di qua. Aspettate un attimo. Che c'è? Mi è sembrato di sentire delle voci. Mi pare che venissero da lì, verso la sorgente. Ci vive qualcuno lì? No, nessuno può entrarvi col fiume in piena da Lunas. Vado a dare un'occhiata. Vi prego, rimanete tutti qui e riposatevi. Veniamo con te. No, non è necessario. Non ti faremo andare sul monte da solo, di notte. Troppo pericoloso. Più siamo, meglio sarà, non credi? Molto bene, allora. Grazie del vostro aiuto. E quindi ora lui si unisce. Questo è sentiero per la montagna. Andiamo. Ok, e qui adesso noi dobbiamo andare appunto verso le montagne. Il punto di riunione dell'oracolo è a est e il confine di Lunas si trova poco più in là. La fontana purificante è a sud, partendo da qui e a nord non troverai altro che montagne. Ok, quindi boschi del nord. Ok, quindi proseguiamo. Qui non dovrebbero esserci né forzieri né niente, solo forse incontri casuali. Quindi io li taglierò come sempre ovviamente. Chi va là? Eccoli là. No. I don't think this is gonna work at all. Would you shut up? It's so dark I can't see a thing. Are they collecting gold dust? How dare they? Isato. What do you think you're doing? Uh-oh, quick, put out the lamp. Okay. Oh, I can't see a thing. Lon, where'd you go? Over here, Pop. Over where? Ecco, un'introduzione un po' rocambolesca. Però sono due personaggi molto simpatici in realtà loro.
E così stavano rubando la polvere d'oro. Esatto, l'uomo si chiama Log e la ragazza è Lun. A quanto pare sono padre e figlia. Oh cielo. Dannazione, come hanno fatto a scoprirci? Tu cosa ne pensi? Te ne andavi in giro nel bel mezzo della notte con una lampada, idiota. Ci avrebbe beccato persino un cieco. Non chiamare tuo padre idiota. Senza una lampada come facevamo a vedere la polvere d'oro, eh? Oh cielo. Joe, credo che di brillante questi due abbiano solo la lampada. Cosa hai detto? Piccola monella impertinente. Se fossi in te non userei quel tono con me. Siete colpevoli di lesa maestà e furto. Eh? Ehi, pa, siamo nei guai. Quella monella, cioè quella ragazzina, è la principessa Limsleia. Cosa? E quello è il principe Joe. E lei è Lady Sialitz. Oddio. Vi prego, perdonateci. Mi dispiace davvero. Mi dispiace che quell'idiota del mio papà sia stato così screanzato. Tranquilli, tranquilli. Basta così. Vuoi dire che ci assolverai? Per la lesa maestà, sì. Ma tentare di rubare la polvere d'oro è un reato grave. Dovrebbero essere puniti. Hanno invaso un suolo sacro. Per carità, non è la nostra intenzione. Esatto, dovete crederci. Cosa credi che dovremmo fare, Joe? Davvero? Non sono d'accordo. Se lasciamo andare via questi due con la polvere d'oro di Luna, i nobili verranno a frotte a estrarre il resto. Gli sforzi compiuti da generazioni di oracoli per proteggere il terreno sacro andrebbero persi in un soffio. Aspettate un attimo. Io voi due vi ho già visti da qualche altra parte. Non avete qualche rapporto col capo di Raftfleet? Eh? Raftfleet? Sì, una città galleggiante formata da tante navi da pesca e da carico che si spostano insieme sul Phaethas. Se questa faccenda divenisse di dominio pubblico, i rapporti fra la famiglia reale e Raftfleet si inasprirebbero. E non possiamo permetterci altri nemici ora come ora. Stai forse dicendo che dovremmo lasciarli liberi? No, li porteremo noi a Raftfleet e negozieremo direttamente là. Il capo di Raftfleet è una palla di pelliccia. Scommetto che la punizione che riceveranno farebbe sembrare ridicola qualsiasi cosa avesse in mente Isato. Oracolo? Mi pare ragionevole. Sialitz ha sempre avuto una certa inclinazione per la politica. Come desideri. Grazie, Ashwar. Assicurati che non vengano puniti troppo severamente. Non credo avessero cattive intenzioni. Bene, allora è stabilito. Ci fermeremo a Raftfleet domani, mentre torniamo a casa. Ora che facciamo? Sarà davvero spiacevole. Perché dovrei pensare io a qualcosa? È tutta colpa tua, pa, idiota. Beh, è tardi. Perché non ci riposiamo un po'? Isato, dai a questi due una stanza adatta per dormire, sentito? Sì, oracolo. Ok, qui ora tutti lasciano la squadra, giustamente. E noi andiamo a dormire. Ok, e possiamo andare a dormire. Credo che sia questa la mia stanza. Ah no, questa è la stanza del ceppo Ashwar. Non mi ricordo se c'erano delle scene... No, non dovrebbero esserci altre scene particolari durante la notte, eccetera, eccetera. Solo che la nostra stanza dovrebbe essere su, perché essendo comunque membri reali, veniamo sempre portati verso su. Ok, qua c'è George. Potremmo parlare effettivamente con tutti i personaggi, ma non cambia molto in realtà. Principe, andrà a letto ora? Ecco, questa è la tipica frase per chi magari non avesse preso tutti i forzieri, eccetera, eccetera. Allora, facciamo così. Esatto, rimarrò ancora con te. Andiamo a parlare con tutti quanti gli altri. Allora, parliamo con Miakis. Quel rito di purificazione era così tonificante, la mia pelle ora è vellutata come la seta. Leon si è davvero persa qualcosa.
Mi sorprende come quella bambina parli di suo padre. Io non userei mai dire, nemmeno pensare simili cose su mio padre. Che strano, il modo in cui parlano quei due non mi infastidisce per nulla. Eh sì, perché alla fine sono gente un po' grezza, che però non è cattiva, è un po' la storia comune. Ratfleet dovrebbe essere a sud del Palazzo d'Oriente in questo periodo dell'anno. Segui il fiume e la troverai. Esatto, questa è l'indicazione per la prossima volta dove appunto andremo praticamente a Ratfleet. Stiamo andando a Ratfleet, eh? Se la sua gente ricorda quei due di sotto, allora mi piacerà. Ok, potremmo andare a parlare anche con Ashwar, quindi andiamo a parlare anche con lei. E se non sbaglio qui... Ok, qui non c'era più nessuno. Solo non si vedono i due leocorni. Ecco qua. Non riesci a dormire, Gio? Che ne dici se ti preparo una bella tazza di latte caldo? Buonanotte. Buonanotte, sogni d'oro. Lei molto mi tratta ancora come se fossi tipo un bambino, però. Ecco qua. Oh, non va bene. Temo più la reazione della mamma di quella del capo. Perdonami, principe, davvero. A Ratfleet, quel che si trova sul fiume, appartiene a tutti. Ecco perché pensavamo che nessuno avrebbe fatto caso a quella polvere d'oro che ho preso a Lunas. Non ho pensato di trovarmi... Ho pensato di non trovarmi a Ratfleet. Che idiota. Non ho pensato di non trovarmi a Ratfleet. Esatto, perché loro comunque sono una tribù prevalentemente di pescatori. Cioè, su Ratfleet poi avremo modo di conoscere anche la storia della gente del luogo. Perché saranno ovviamente i nostri alleati in futuro. Principe, andrei a letto ora? Sì, questa volta sì. Ok, buonanotte allora, principe. Allora, cos'è questa storia che io e Miekis dobbiamo dare dritto a casa? Perché Ashtat vuole che tu sia a casa appena finirai il rito di purificazione, ecco perché. In questo caso, Joe dovrebbe venire con noi. Tu e Jorg potete andare a Ratfleet da soli. Ma dato che ci stiamo andando comunque, voglio che Joe incontri il capo di Ratfleet. I buoni amici sono gli alleati più forti. Sei d'accordo? Prenditi cura di lei, Miekis. Mi prenderò cura di lei di sicuro, non preoccuparti. Grazie per aver badato a noi, ragazzi. È stato un onore e un piacere servire la famiglia reale di Falena, altezza. Beh, andiamo allora. Oh cielo, devi già andartene? Joe, Lim, tornate presto, ok? Contaci. Ok, qui sono rientrati tutti in squadra. E tra l'altro vedete anche Log e Lun sono entrati in squadra. Non mi ricordo se erano entrati come convoglio. Sì, ok, loro sono entrati come convoglio, ma vi posso garantire che loro combattono. Quindi c'è la possibilità che loro possano combattere. Detto questo, in realtà io direi che per il momento possa essere tutto. Così tutta la sezione di Ratfleet la faremo la prossima volta. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.